Salve, ringrazio la tecnica della scuola per lo spazio che ci ha dedicato e per aver accolto la nostra lettera, che è una lettera di denuncia sia sociale che lavorativa. Mi presento, sono Maria Luce Bianco, coordinatrice del Comitato Uniti per la Riconferma per un organico aggiuntivo ex Covid. La mia è una denuncia appunto sociale e lavorativa. Come me ci sono tante mamme e papà che si sentono abbandonati dall'attuale governo, che in campagna elettorale hanno definito la nostra questione come prioritaria. Ci sono stati diversi decreti dove abbiamo visto più volte rigettato la nostra richiesta proprio rivolta alla maggioranza che prima ci difendeva a spada tratta. Ora, nello specifico, siamo in attesa di un tavolo tecnico per discutere la nostra problematica con le forze politiche coinvolte, ossia Val di Tara, Frassinetti, Bucalo. Vi posso assicurare che andare a prendere quel pacco alla Caritas per me non è stata solo una sofferenza, ma un fallimento da lavoratrice, perché lavoro da sempre, da quando avevo 16 anni, e nella mia situazione purtroppo ci sono migliaia di famiglie a cui in questo momento è stata tolta la dignità. Mi domando come mai ci si lamenta della carenza di personale, ampiamente denunciata da dirigenti scolastici e dai direttori amministrativi, e non si attinga da un comparto ex-Covid specializzato e formato in tempi pandemici che ben sa gestire le dinamiche scolastiche. Molti di noi hanno 18 mesi di servizio e al momento non vengono convocati dalle scuole. Sembra un paradosso proprio senza precedenti. Noi siamo i cosiddetti occupabili perché comunque abbiamo una fascia d'età principalmente giovane. Non vogliamo gli ammortizzatori sociali, che tra l'altro non ci spettano perché abbiamo lavorato l'anno scorso. Tra l'altro l'anno scorso abbiamo lavorato a tanti chilometri da casa, lasciando dei lavori a tempo indeterminato. Io stessa facevo la commessa e ho rinunciato al mio lavoro a tempo indeterminato per intraprendere proprio la carriera scolastica, ma in più lasciando a casa famiglie e bimbi piccoli. Io vorrei concludere il mio intervento dicendovi che credo ancora nella bontà d'animo e spero che i destinatari della mia lettera si mettano una mano sulla coscienza e accordino quanto prima la data di questo tavolo tecnico che è stato proposto dal direttore Natali del Ministero del Merito e dell'Istruzione, proprio conseguentemente alla manifestazione che c'è stata il 10 febbraio davanti al Ministero, appoggiata dal sindacato USB. Questo dovrebbe essere appunto il governo del merito e noi meritiamo il nostro posto a scuola, innanzitutto perché abbiamo servito lo Stato in un momento molto delicato della storia dell'istruzione italiana e poi anche perché noi pretendiamo di entrare a scuola dalla porta principale. L'unica cosa che ti volevo chiedere era appunto che cosa vi hanno promesso, ma già hai risposto, no? State attendendo. Eravamo 400 persone, però in realtà il nostro comparto, noi abbiamo un gruppo Facebook di 6.000 persone, però il comparto Covid a numeri è 55.000, che poi tra l'altro sono il frutto dei tagli dal 2008 ad oggi, del personale appunto non assunto, insomma sappiamo che non è stato rimpiazzato negli anni, anzi ancora vogliono tagliare. Noi abbiamo fatto la manifestazione e siamo stati ricevuti dal direttore Natali, il vice capo di gabinetto Iannettone e anche la dirigente del comparto scuola. Abbiamo esposto la nostra problematica e ci hanno detto che l'iter istituzionale è quello poi successivo di un tavolo tecnico dove le forze politiche, insomma, che sono state citate, ossia appunto Val di Tara, Frassinetti e Bucalo, dovranno partecipare. Quindi a noi è stato promesso questo tavolo tecnico e il nostro sindacato QSB sta provvedendo alla richiesta formale di istituzione di tavolo tecnico. Quindi stiamo aspettando, insomma, che si realizzi questo tavolo. Spero che questa mia richiesta di aiuto, che è la richiesta di 55.000 famiglie che al momento sono disoccupati, quindi riversano in una situazione come la mia, dove appunto non possiamo né usufruire del reddito di cittadinanza perché abbiamo lavorato l'anno scorso, né tantomeno di altri ammortizzatori sociali. Ringrazio la tecnica della scuola e aspettiamo delle notizie appunto dai nostri interlocutori. Grazie.